siamo arrivati a Portugalete, questa bellissima città, questo paesino prima del Mar Cantabrico, che inizia praticamente oltre quella fila di edifici lì in fondo. E se invece noi andiamo in quella direzione lì, andiamo verso Bilbao, tornando verso la grande città che abbiamo visto prima. E non so se l'avete notato, ma c'è una costruzione un po' strana, anzi è la ragione per cui siamo venuti qua, e si chiama il Ponte Colgante. Eccomi qua, sopra il Ponte Colgante. Dovete sapere che questo è il ponte trasportatore più antico del mondo ed è anche patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO. Il ponte è altissimo, pensate, siamo a 61 metri di altezza lì sopra e c'è una vista fantastica perché qui c'è il mare che arriva col fiume, il mare, questo mix è bellissimo e è veramente un'atmosfera surreale. Certo, camminare su questo ponticello non è che dia l'idea di molta stabilità, devo dire. Però il ponte collega le due cittadine che si trovano sulle due sponde opposte. Scendo dalla parte di Jezzco per andare ad esplorare questa città arroccata sul mare, rilassata e piena di verde. Nuvole, mare e tramonto creano uno spettacolo emozionante, sembra davvero un quadro. E posso capire i surfisti che hanno fatto di questo posto un loro paradiso. L'allegria è davvero di casa da queste parti. I suoi abitanti sembrano tutti intenti a fare festa e a cantare canzoni che non capisco minimamente. Stavolta a cena voglio provare il famoso jamon, in questo posto che sembra veramente sul pezzo. Posto tipico, vabbè, prosciutti come se piovesse, come se non ci fosse un domani, però col pesce, giustamente, perché non mescolare le cose? Avete visto? Quello è lo stadio dell'Atletico Bilbao. Anzi, visto che per i baschi è praticamente un luogo sacro, lo chiamano la cattedrale. Un aneddoto su questa squadra? Beh, possono giocare solamente giocatori che siano baschi, quindi sia baschi spagnoli, sia baschi francesi, ma comunque intrallazzati con i paesi baschi, chiaramente, perché ci credono molto. E l'altra cosa è che in realtà l'Atletico Bilbao non è mai retrocesso in Serie B in tutti gli anni di beniamata carriera. Mica male! Ma la notte è ancora giovane ed è tempo di scoprire come si divertono i giovani di Bilbao. Se cercate la confusione dovete andare nella zona Pozas, una via disseminata di locali uno dopo l'altro. Faccio anche amicizia con un ragazzo che gioca nella squadra di basket del Bilbao, che arriva addirittura dall'assolata California. Beato lui!